Friedrich von Hayek, la denazionalizzazione della moneta. Sintesi di Guglielmo Piombini per Trame d'oro. Il premio Nobel per l'economia Hayek afferma in questo libro la necessità di liberalizzare il settore monetario permettendo la libera concorrenza fra diverse valute. Il monopolio statale della moneta infatti è all'origine dell'inflazione e dei gravi turbamenti del mercato che portano a recessioni e crisi cicliche. In passato il gold standard era riuscito a limitare l'arbitrio monetario delle autorità. Oggi invece serve la libera emissione di monete private in competizione, lasciando agli individui la libertà di utilizzare per i propri affari la valuta ritenuta più solida e affidabile. Infatti il monopolio dell'emissione della moneta è incompatibile con una società aperta e con un'economia di mercato. Punti chiave: per 200 anni il gold standard ha frenato il potere inflazionistico degli stati. A partire però dalla prima guerra mondiale i governi sono riusciti a sottrarsi a questa disciplina. Oggi attraverso il corso forzoso gli stati impongono la loro cattiva moneta ai cittadini. Il monopolio monetario statale presenta i soliti difetti dei monopoli, impone di usare un prodotto insoddisfacente e impedisce la scoperta del nuovo. Per sconfiggere l'inflazione bisogna introdurre la libera concorrenza nel sistema monetario. Le banche dovrebbero essere libere di emettere le proprie monete e gli individui liberi di usare nei loro affari la valuta che desiderano. La concorrenza impedirebbe alle banche di emettere una moneta inaffidabile perché il pubblico la rifiuterebbe. Le banche cercherebbero di mantenere stabile il potere d'acquisto della propria moneta. Questo sistema competitivo sarebbe affidabile anche più del gold standard e non ci sarebbe nemmeno bisogno della convertibilità delle valute private in oro. Nessuna autorità può stabilire in anticipo quale sia la quantità ottimale di moneta per stabilizzare i prezzi, solamente il mercato può scoprirlo. La politica monetaria, più che rimedio, è la causa delle depressioni perché l'emissione di denaro a buon mercato causa distorsioni nella produzione. L'inflazione in realtà è un crimine, analogo al furto. Oggi i governi finanziano le proprie spese creando nuovo denaro e per questo è urgente separare la moneta dalla finanza pubblica.